Ora vediamo che cosa fa l'entropia nei sistemi isolati. Che è un sistema isolato? È un sistema fisico che non scambia energia né materia con l'esterno. Non scambia materia, è chiaro che vuol dire, per esempio, un gas che non può né entrare né uscire dal contenitore in cui si trova. Non scambia energia, bisogna specificarlo un attimo perché ci sono due modi in cui il gas può scambiare energia. Uno è quello di assorbire o cedere calore. E quindi il gas deve stare chiuso dentro un termos, dentro un calorimetro, per esempio, dentro un sistema termicamente isolato. L'altro modo per scambiare energia è quello di poter compiere o subire lavoro. Quindi se il gas spingesse o venisse compresso attraverso un pistone, il gas scambierebbe lavoro con l'esterno. In particolare quando il gas si espande e compie lavoro, o quando invece il gas viene compresso, subisce lavoro, quindi riceve energia dall'esterno. Ma siccome il sistema deve essere isolato, vuol dire che il gas non deve scambiare lavoro, quindi vuol dire che il pistone è bloccato, il gas si trova in un contenitore chiuso, e anche rigido, fisso. Diciamo una specie di pentola a pressione, però termicamente isolata, in modo che non ci sia neanche scambio di calore, quindi né energia, cioè né calore né lavoro. Che cosa fa quindi questo sistema isolato? Come ci dimostra anche l'esperienza quotidiana, un sistema isolato evolve spontaneamente verso il massimo disordine, cioè il disordine tende sempre a diventare maggiore, non si crea spontaneamente l'ordine dal disordine, semmai il contrario, i sistemi ordinati lasciati spontaneamente evolvere vanno verso situazioni di disordine. E lo fanno realizzando trasformazioni irreversibili. Trasformazioni reali sono sinonimi, trasformazioni reali, irreversibili, spontanee, sono tutti sinonimi. In queste trasformazioni possiamo vedere che l'entropia aumenta sempre e raggiunge il massimo valore possibile, S massima, perché ogni sistema fisico si può dimostrare che ha un massimo valore possibile dell'entropia, che non è un valore infinito. E la situazione si può schematizzare con questo grafico. Al passare del tempo, diciamo che il sistema fisico inizialmente ha un valore di entropia basso, relativamente basso, ma poi attraverso trasformazioni spontanee, irreversibili, sono tutte trasformazioni reali, tutti sinonimi questi sono, reali, irreversibili, spontanee, questo il nostro sistema termodinamico. Aumenta spontaneamente la sua entropia. Stiamo parlando sempre di un sistema isolato. Aumenta la sua entropia fino a portarla al valore massimo possibile per quel sistema. Una volta che l'entropia sarà praticamente al valore massimo, non potrà più diminuire perché non si crea spontaneamente l'ordine dal disordine. Sempre parlando di sistemi isolati, potremmo dire che l'entropia è la predisposizione del sistema a non realizzare trasformazioni spontanee. Vediamo perché questo non è spiegato qua. Un sistema ordinato è più predisposto a subire trasformazioni irreversibili, mentre invece quando la sua entropia cresce il sistema perde questa sua spontaneità a realizzare trasformazioni irreversibili. Quindi più cresce l'entropia, più il sistema difficilmente realizzerà trasformazioni spontanee. Il grafico ci aiuta a capire questo concetto. Quando il sistema si trova, per esempio, qua all'inizio, quando l'entropia è bassa, il gas ha una grande predisposizione ad aumentare la sua entropia attraverso trasformazioni irreversibili, reali e spontanee. Ma quando il sistema già sta praticamente al massimo dell'entropia, allora la sua spontaneità, la sua predisposizione a subire altre trasformazioni che aumentino l'entropia diventa praticamente nulla, cioè il gas perde la sua spontaneità di compiere trasformazioni irreversibili perché la sua entropia è già al massimo. Quindi più l'entropia è alta, meno il gas è predisposto ad aumentarla ancora perché l'entropia è già al massimo. In questo senso, l'entropia è la predisposizione del sistema a non realizzare trasformazioni spontanee. Quando l'entropia è bassa, invece, il sistema è più predisposto a realizzare trasformazioni spontanee. Quindi un sistema ordinato a bassa entropia, come è il sistema all'inizio, è più predisposto a realizzare trasformazioni spontanee, come scritto qua.
I termini irreversibilità e spontaneità sono sinonimi. Stiamo sempre parlando di sistemi isolati e allora l'aumento di entropia ci dice quanto una trasformazione è spontanea e irreversibile. Se invece l'entropia non cambia, quindi variazione nulla, vuol dire che la trasformazione è reversibile. Quindi la variazione di entropia, che non può essere negativa nei sistemi isolati, perché abbiamo visto che i sistemi isolati tendono sempre spontaneamente ad aumentare l'entropia, fin tanto che questo è possibile. Quando poi raggiungono l'entropia massima non riescono più ad aumentarla e allora a quel punto possono fare soltanto trasformazioni che mantengono l'entropia al valore massimo, quindi trasformazioni reversibili senza aumento di entropia, perché è già al massimo l'entropia. Invece, trasformazioni spontanee e irreversibili le fanno quando ancora la loro entropia non è al massimo, quindi quando sono ancora abbastanza ordinati. Le stesse cose sono scritte qua nel file, un sistema isolato, quali trasformazioni può subire? Trasformazioni irreversibili che avvengono spontaneamente in un verso ben determinato, impossibili da osservare nel verso opposto spontaneamente. Qual è il verso naturale in cui si osservano? È quello dell'aumento del disordine. La natura tende spontaneamente al disordine. E maggiore l'aumento del disordine, maggiore l'aumento di entropia che accompagna quella trasformazione. Quindi l'aumento di entropia misura il grado di irreversibilità di una trasformazione. In altre parole, se una trasformazione è associata a un grande aumento di entropia, quindi un grande aumento del disordine, vuol dire che è molto irreversibile, molto spontanea. Abbiamo già visto che l'entropia misura la predisposizione di un sistema fisico a non realizzare trasformazioni spontanee e irreversibili, perché più è disordinato il sistema e tanto minore sarà l'aumento possibile di entropia in seguito a trasformazioni spontanee, perché l'entropia è già vicina al valore massimo. Al contrario, un sistema inizialmente molto ordinato, bassa entropia, è più soggetto a evolvere spontaneamente verso stati a maggiore disordine. E quindi è più predisposto a subire trasformazioni reversibili in cui l'entropia aumenta molto, quindi grande aumento di entropia. L'entropia misura quindi il grado di disordine interno di un sistema. Se il grado di entropia è basso, vuol dire che il sistema è ordinato e tende spontaneamente a disordinarsi. Durante il processo irreversibile di disordinamento, disorganizzazione, l'entropia aumenta e il sistema evolve, il sistema sempre isolato, altrimenti non è vero. Evolve progressivamente verso uno stato di equilibrio finale di disordine massimo, disordine uniforme. Una volta raggiunto questo equilibrio e di massima entropia, ha perso quella predisposizione che aveva all'inizio a evolvere spontaneamente verso stati più disordinati. Infatti, ormai ha raggiunto il massimo disordine e non può far altro che mantenerlo. L'entropia, attraverso la sua differenza, entropia finale meno iniziale, misura il grado di spontaneità del processo, cioè della trasformazione AB. Se l'entropia cresce, la trasformazione è spontanea. Se l'entropia cresce molto, la trasformazione è più spontanea. È tanto più spontanea e irreversibile quanto più aumenta l'entropia. È come se l'aumento di entropia fosse un premio associato alla trasformazione. Se il premio è alto, grande aumento di entropia, la trasformazione è molto incentivata ad avvenire spontaneamente. Un sistema isolato, attenzione, importante la parola isolato, non può mai realizzare spontaneamente trasformazioni in cui diminuisce la sua entropia. Invece un sistema aperto che scambia energia e anche al limite materia con l'ambiente esterno può diminuire la sua entropia. Abbiamo infatti visto nei video precedenti che per esempio nei tratti di isoterme reversibili infinitesimali, il gas, se sono delle compressioni, il gas cede calore e quindi un pochino si riordina, si riorganizza e quindi diminuisce la sua entropia, però lo fa proprio perché scambia calore con l'esterno, cede un po' di calore all'ambiente esterno. Se invece il sistema isolato non può cedere calore, non può nemmeno scambiare lavoro, non può fare niente con l'esterno e quindi non può spontaneamente diminuire la sua entropia. Poi, una volta che il sistema isolato ha compiuto la sua evoluzione spontanea fino a raggiungere lo stato finale di equilibrio di massima entropia, l'entropia non può aumentare più, e il sistema perde ogni spontaneità. Non può compiere più trasformazioni irreversibili, ma soltanto reversibili, in cui l'entropia rimane costante e rimane uguale al valore massimo raggiunto. Queste trasformazioni sono reversibili perché non presuppongono, cioè non sono associate ad un aumento di entropia, ma l'entropia invece rimane costante. A quel punto il sistema, ormai raggiunto la massima entropia,
è un sistema totalmente disordinato, il disordine è totale uniforme, disordine perfetto, c'è massima quindi uniformità tra le parti del sistema che sono tutte indistinguibili. Abbiamo visto che avvengono solo trasformazioni reversibili, dove l'entropia non cambia, che infatti lasciano invariata la massima entropia. Il sistema ha perso ogni spontaneità, ogni irreversibilità, è in equilibrio stabile e non evolve più. Non può più succedere in quel sistema nessun fenomeno fisico. Se noi consideriamo l'universo come sistema fisico isolato, perché l'universo comprende tutto, non sta dentro qualcos'altro, quindi l'universo è per definizione un sistema isolato, allora tende alla morte termica. Quando avrà raggiunto la massima entropia possibile, che non è un valore infinito, ma sarà un valore enorme, ma non infinito, a quel punto l'universo morirà per morte termica, cioè sarà totalmente disordinato in modo uniforme, non ci sarà più distinguibilità fra le sue parti, sarà praticamente un minestrone indistinguibile dove non può avvenire più niente.